Tutti gli amici sportivi del CDM, buonasera da Francesco Gasinzi. Inizia la seconda fase, quindi la Serie B. È stata una bellissima partita tra Andromedica e Carpe Diem, un 6-6 scoppiettante, gol su gol, soprattutto nel secondo tempo, quando tutto sembrava ormai chiuso, arrivava sempre un altro gol e poi ancora altri gol, quindi un punteggio che un po' scontenta tutti, perché ormai tutti e due credevano alla vittoria. Siamo con i due protagonisti, Alberto Avanzato da una parte, Giuseppe De Fini dall'altra, tutti e due giocatori d'attacco, soprattutto giocatori che hanno dato tanto alla manovra offensiva. Partiamo da Giuseppe De Fini, che è sicuramente un bomber, l'ha dimostrato anche oggi con 4 gol dei 6 fatti. Giuseppe, veramente la porta la vedi come pochi giocatori, dicevamo prima soltanto uno sta andando molto meglio di te, ed è Gianluca Romano, tra qual punto tu rinnovi sempre i complimenti a questo ragazzo. Sì, sì, i complimenti si ci devono fare, perché 8 gol lo sto modo che ho già fatto, quindi mi sembra un'impresa andarlo a prendere, ma ci proveremo. Invece parliamo della partita di oggi, una partita che vi ha visto inseguire sempre. Nel primo tempo eravate sotto di 2 gol, 4-2, nel secondo tempo questa sterzata d'orgoglio, cosa avete fatto in più? Abbiamo fatto girare un po' il pallone di più. Primo tempo senti sempre il nostro carattere un po' più, che ci allineavamo tra di noi, il passaggio non era giusto, poi la squadra faceva quello che doveva fare, l'altra squadra è segnata. Siamo andati sotto 4-2, poi abbiamo pareggiato, però andavamo sempre sotto e poi riprendevamo. Andavamo sotto e riprendevamo. Cosa mancava? Cosa mancava quindi? Perché dovevate sempre rimontare, sempre rinvenire? È mancato il gioco oggi, tutto il gioco, la difesa, l'attacco, il centrocampo, non ci capivamo niente, non c'era intesa tra di noi. Giuseppe, è un Carpe Diem che non ha disputato la migliore stagione possibile, tu dal tuo punto di vista però continui a fare gol, cosa chiedi ai tuoi compagni in qualità naturalmente di giocatore rappresentante di questo Carpe Diem che non decolla, ecco? Sì, chiedo almeno in Serie B di arrivare in finale, come l'anno scorso sono arrivato in finale di Serie A, poi prendendola giustamente con una grande squadra a capriccio. Ricordiamo infatti Giuseppe De Fini attaccante del Barpetraliti nello scorso torneo. Non lo so Ciccio, ci mette noi, ci mettiamo la voglia, la capacità, i giocatori ci sono, speriamo di arrivare in finale, speriamo. È una finale che volete fare, io ti saluto perché vai alla tua meritata doccia, ci sentiamo sicuramente in altre circostanze da dove sarà protagonista. Grazie Giuseppe. Ciao a tutti. Passiamo invece ad Alberto Avanzato, a mio avviso. Oggi Alberto, io non ho lesinato critiche nei tuoi riguardi perché molte volte sei leggero, qualche dribbling di troppo, oggi hai fatto la migliore gara qui al CDM, tua e complimenti intanto per questa partita. Sì, innanzitutto grazie, e la partita come è andata? Praticamente come gli ultimi 10 minuti noi un po' la prendiamo sotto gamba, ci innervosiamo troppo, abbiamo molto timore degli avversari e niente. Anche perché Alberto nel primo tempo sembrava non ce ne fosse per nessuno, una grande partita, poi cosa è successo? È successo sempre la paura di vincere, ci penalizza molto, dobbiamo migliorare questo difetto che purtroppo ci penalizza ogni partita. Forse probabilmente sarà anche la personalità, un po' di carisma. Sì, infatti, poi siamo gente che non ha giocato mai insieme, quindi ci stiamo conoscendo adesso e cerchiamo di tirare avanti, va. Alberto, il tuo feeling con Verrillo sta crescendo, oggi anche qualche passaggio in più, lui ha fatto 4 gol, addirittura tu hai segnato un gol importante, ma non è servito alla vittoria. Tu dicevi che nel secondo tempo avete mancato un po' di concentrazione, però rinvenivate sempre, facevate sempre quel gol in più. Poi cos'è mancato? Proprio nell'ultimo secondo, tra l'altro loro 2 minuti al termine hanno pareggiato. La solita sfortuna, sempre, gli ultimi 2-3 minuti prendiamo sempre il gol e finisce che perdiamo, che pareggiamo. Quindi in ottica gironi, in ottica Serie B, in ottica anche rispetto al recente passato, questo 6-6 come viene valutato in casa Andromedica? Rispetto alle altre partite c'è stato un po' più orgoglio, più nervosismo, ci siamo concentrati di più. Purtroppo la fortuna non ci ha aiutato oggi, però cerchiamo di andare avanti e fare una bella Serie B e tutto sicuramente qua. Dignitoso, oltre alla prestazione di Alberto Avanzato che ripeto ha giocato una partita a tutto campo, la prestazione di questa Andromedica incoraggiante, già che nella scorsa fase eravate stati un po' col freno a mano tirato, ora finalmente una prestazione positiva, questo 6-6. Nelle prossime giornate vedremo di che passa siete fatti, l'obiettivo è passare chiaramente. Sì, infatti, sul secondo posto per passare, questo è l'unico obiettivo. Se loro vogliono vincere la Serie B, vogliono arrivare in finale poi? E noi, non lo so. Rinnovare magari un match in finale. Sì, infatti.
salomonicamente. Va bene, ok Alberto, io ti ringrazio la disponibilità, è stato un pareggio importante quello tra Domenica e Carpe Diem, è finito 6-6, due squadre che vogliono dire la loro al CDM, lo vogliono dire in Serie B per dimostrare che comunque sono squadre importanti. Allora, da Francesco Casinci è tutto, io ringrazio Alberto, alla prossima.